Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi lavoreremo insieme un progetto facilissimo e, detto tra noi, molto utile per chi, come me, soffre di cervicale. Ho cercato un modellino adatto a questo mio problema perché dovete sapere, dico come premessa, che abbiamo uno scooter con il quale andiamo al mare, io e mio marito, e non vi dico i primi tempi il dolore al collo che avevo. Quindi ho cercato proprio un modellino di scialle che mi permettesse di creare una specie di fazzoletto da avvolgere intorno al collo, e devo dire che ho risolto egregiamente il problema. Come potete vedere è uno scialletto, perché la forma è quella dello scialle, però uno scialle tipo Bactus, perché cresce molto in larghezza e meno nell'altezza centrale. Io l'ho lavorato con un cotone morbido, non dico effetto lanato, però un morbido che non dia quella sensazione di freddo addosso, ed ho utilizzato questo cotone che sviluppa 125 metri per 50 grammi di peso. L'ho lavorato con un uncinetto da 4 mm, anche perché io di solito stringo tanto, quindi preferisco utilizzare un uncinetto un po' più grande. Utilizzando circa 60 grammi di filato ho ottenuto le seguenti misure: 82 cm in larghezza per circa 33 cm in altezza. La lavorazione è molto semplice, si inizia dal centro e andiamo avanti in giri di andata e di ritorno fino a quando non raggiungiamo la dimensione che vogliamo, dalla più piccola alla più grande. Come vedete è una lavorazione traforata, molto semplice, e solo alla fine ho aggiunto una piccola rifinitura che è facoltativa. Ora, per farvi vedere come si lavora, invece del cotone o di un filo classico di lana o misto lana, io andrò ad utilizzare il mohair, perché sono sicura che con questo filato verrà molto molto carino, e quindi lo potremo utilizzare nelle giornate invernali. Questo è un super kid, quindi è molto sottile. Io, per fare questo scialletto, utilizzerò un uncinetto da 5,5 mm, quindi bello grosso. Indicativamente vi dico che 25 grammi sviluppano 125 metri di lunghezza. Ovviamente voi potrete realizzare questa bandana mini scialle in qualsiasi materiale desideriate. Iniziamo a lavorare facendo 5 catenelle. Una, due, tre, quattro e cinque. Ora chiudiamo in cerchio, inseriamo l'uncinetto nella prima delle catenelle lavorate e facciamo una maglia bassissima, passando attraverso le asolette e chiudendo il nostro anellino. Ora iniziamo facendo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Queste 7 catenelle stanno a sostituire una prima maglia alta doppia più 3 catenelle di divisione. Ora andiamo a lavorare 2 maglie alte. Le andiamo a fare inserendo l'uncinetto all'interno del nostro cerchietto iniziale. E mentre lavoriamo le maglie alte, blocchiamo anche la codina.
Quindi una maglia alta, facciamo un gettato, inseriamo l'uncinetto all'interno del cerchietto e lavoriamo la nostra prima maglia alta. Ecco qua. Di nuovo una maglia alta. Stessa cosa, all'interno del cerchietto prendiamo il filo e lavoriamo la maglia alta. Ora facciamo 3 catenelle di divisione. Una, due e tre. Nuovamente 2 maglie alte da lavorare partendo dall'interno del nostro anellino. Quindi la prima maglia alta e la seconda. Questo diciamo che, non diciamo, è il centro dello scialletto. Ora facciamo 3 catenelle, una, due e tre, ed andiamo a completare questo primo giro con una maglia alta doppia. Quindi facciamo 2 gettati sull'uncinetto, uno e due. Inseriamo l'uncinetto all'interno dell'anellino, prendiamo il filo e lavoriamo la nostra maglia alta doppia con 1, 2 e 3 passaggi. Ecco qua. Secondo giro. Facciamo nuovamente 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Voltiamo il lavoro e andiamo a fare subito 3 maglie alte lavorando intorno alle 3 catenelle sottostanti. Quindi una maglia alta, due maglie alte, tre maglie alte. Tre catenelle, una, due e tre. Ora siamo al centro dello scialle. Lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle divisorie, quindi una, due e tre. Tre catenelle di divisione. E di nuovo un gruppo di 3 maglie alte, sempre intorno alle 3 catenelle centrali. Una, due e tre. Ora facciamo 3 catenelle, una, due e tre. Andiamo a lavorare intorno alle catenelle che abbiamo del giro precedente, 3 maglie alte, uno, due e tre. Ora concludiamo con 3 catenelle e una maglia alta doppia, 1 e 2 gettati sull'uncinetto e lavoriamo
la nostra maglia alta doppia. Ecco qua. Terzo giro. Partiamo sempre con le nostre immancabili 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Voltiamo il lavoro. Ora lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle sottostanti. Una, due e tre. 3 catenelle di divisione. Una, due e tre. Ora, invece delle 3 maglie alte, andiamo a lavorare un'unica maglia alta intorno alle 3 catenelle successive. Saltiamo il gruppo di 3 e andiamo a lavorare una maglia alta semplicemente così. Tre catenelle, una, due e tre. Ora ci troviamo al centro dello scialle e che avrà sempre la stessa lavorazione, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle di divisione del gruppo, dei due gruppi. Quindi andiamo subito a fare le 3 maglie alte. Una, due e 3. 3 catenelle. E di nuovo 3 maglie alte. La parte centrale sarà sempre questa. 2 e 3. Tre catenelle bypassiamo le saltiamo le tre il gruppo di 3 maglie alte sottostanti, andiamo nello spazio di 3 catenelle e facciamo una maglia alta. Tre catenelle. Andiamo a lavorare 3 maglie alte intorno alle catenelle rimaste. Una, due e tre. Completiamo il nostro giro come di consueto con 3 catenelle e una maglia alta doppia. 2 gettati e andiamo a lavorare la nostra maglia alta doppia. Ecco qui, questo è il terzo giro. Diciamo pure che questi 3 giri sono di preparazione. Ora i prossimi 2 saranno quelli che andremo sempre a ripetere. E saranno 2 giri semplicissimi. Allora riprendiamo il nostro lavoro. Come al solito partiamo, indovinate un po', con le nostre 7 catenelle. Voltiamo il lavoro e facciamo subito il nostro gruppo di 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle sottostanti. 1,
2 e 3. Ora continuiamo in questo modo. Facciamo 3 catenelle di divisione, 1, 2 e 3, saltiamo il gruppo sottostante e andiamo a lavorare un gruppo di 3 maglie alte intorno alle catenelle successive. Una, aspettate che mi è scappata. Ok. Due e tre. Ora sotto c'è la maglia alta singola e noi la saltiamo lo stesso con 3 catenelle. Una, due e tre. Andiamo nello spazio successivo e lavoriamo il nostro gruppo di 3 maglie alte. Catenelle, lavoriamo in questo modo per tutti gli spazi che abbiamo, poi man mano che andiamo avanti con il lavoro. 3 catenelle e quando stiamo nella parte centrale dello scialle facciamo 2 gruppi di 3 maglie alte divisi da 3 catenelle. Quindi il primo gruppo 1, 2 e 3. 3 catenelle di divisione e di nuovo 3 maglie alte. Una, due e tre. Ripartiamo sull'altro lato con 3 catenelle. 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle successive. Catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo la maglia alta sottostante e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte intorno alle 3 catenelle successive. Di nuovo 3 catenelle. Quando ci troviamo intorno alle 7 catenelle dell'inizio del giro precedente, lavoriamo 3 maglie alte. Una, due e tre. 3 catenelle e una maglia alta doppia per terminare. Ecco qua. Abbiamo fatto il giro con tutti i gruppi di 3 maglie alte. Nel giro successivo andremo a lavorare invece dei gruppi di 3 maglie alte le maglie singole. Quindi partiamo con le nostre 7 catenelle. Voltiamo il lavoro e attenzione, la prima cosa da fare è sempre lavorare le 3 maglie alte intorno alle catenelle.
Questo lo faremo in qualsiasi giro, sia quelli in cui lavoreremo, i giri in cui lavoreremo i gruppi di 3 maglie alte, sia quelli in cui andremo a lavorare le maglie singole. La parte iniziale è sempre questa, sia iniziale e finale. Allora, gruppo di 3 maglie alte. Ora, 3 catenelle. Andiamo nello spazio di 3 catenelle successive e lavoriamo una maglia alta. Prendiamo al centro e facciamo la maglia alta. Di nuovo 3 catenelle di divisione. Saltiamo il gruppo di 3, andiamo nello spazio di 3 catenelle e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle. Andiamo nello spazio delle 3 catenelle successive e lavoriamo una maglia alta. Questo lo faremo fin quando non arriviamo al centro dello scialle. Quindi 3 catenelle e andiamo a lavorare il nostro gruppo centrale. 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Eccoci qua. Ripartiamo con 3 catenelle e una maglia alta per ogni spazio delimitato dalle 3 catenelle sottostanti. È semplicissimo, vedete? 3 catenelle, una maglia alta intorno alle 3 catenelle successive. Quando arriviamo alla fine del nostro lato, facciamo 3 catenelle e saltiamo le 3 maglie alte sottostanti, andiamo a lavorare intorno alle 7 catenelle per concludere con 3 maglie alte, una, due e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia alta doppia. 1, 2, 3 passaggi e abbiamo completato il nostro giro. Eccolo qui. Come vi dicevo, i giri da ripetere adesso sono sempre questi ultimi due che vi ho mostrato. Un giro con i gruppi di 3 maglie alte e un giro con una maglia alta al centro delle 3 catenelle che abbiamo. Vedete? Quello che non cambierà mai per tutta la lavorazione dello scialle è la parte iniziale, 7 catenelle, 3 maglie alte. La parte centrale, quindi gruppo di 3, due gruppi di 3 maglie alte con le 3 catenelle divisorie, e la parte finale, vedete? 3 maglie alte, 3 catenelle e maglia alta doppia. Per il resto avremo un giro con i gruppi di 3, un giro con tutte maglie alte singole. Non ci possiamo sbagliare e poi se ci sbagliamo, disfiamo e ricominciamo. Dunque, ho fatto un giro, un altro giro con i gruppi di 3 maglie alte per mostrarvi una cosa. Prima di tutto, questo è il giro con cui dobbiamo terminare la lavorazione. Poi, se voi volete lasciarlo così, benissimo, altrimenti se volete fare uno smerlo, tipo
come ho fatto io, dovete lavorare sempre su questa base dei gruppi di 3 maglie alte. Ora potete fare un giro di maglia bassa se lo volete semplicemente così rifinito, oppure potete fare dei ventaglietti, oppure potete fare come ho fatto io in questo modo. Vedete, io ho fatto dei petali che si abbassano, tipo delle goccioline, e vi faccio vedere come l'ho realizzato. Allora, ho fatto 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché ho lavorato 2 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi 2 gettate sull'uncinetto. Vado a prendere la parte sottostante da cui sono partita con le catenelle, la maglia alta doppia sottostante, e lavoro la prima maglia alta doppia senza completarla, quindi invece di 3 passaggi ne faccio 2, 1 e 2, e lascio in sospeso insieme alla catenella iniziale. Di nuovo 1 e 2 passate di filo, 2 gettati, inserisco l'uncinetto sempre nella stessa parte iniziale di base, e questa volta lavoro la maglia alta doppia completa, quindi 2 passaggi, completo con il terzo passaggio e prendo tutte le altre maglie in sospeso, vedete, e ottengo questa fogliolina, diciamo. Ora la andiamo a fissare nella maglia centrale delle 3, quindi prendiamo il filo e passiamolo direttamente nella maglietta che abbiamo sull'uncinetto, quindi una maglia bassissima per abbassare la nostra fogliolina. Ora facciamo di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, lavoriamo nuovamente 2 maglie alte chiuse insieme, andiamo a inserire l'uncinetto in testa alla maglia alta su cui ci siamo fissati, quindi un passaggio, 2 passaggi e mi fermo, maglia alta successiva, maglia alta doppia, sempre nello stesso punto di base, un passaggio, 2 passaggi, terzo passaggio che racchiude tutte le maglie in sospeso. Passiamo sopra le 3 catenelle e andiamo a fermare il punto nella maglia alta centrale del gruppo di 3 successivo. Estraggo il filo e lo passo direttamente anche nell'altra maglia sull'uncinetto. E questo è quanto. Ripetiamo fino ad arrivare al centro, e qui nella parte centrale lavoriamo in questo modo. Praticamente facciamo la lavorazione della fogliolina, invece di abbassarci nella parte centrale facciamo una maglia alta, così, in modo da schiacciare il meno possibile la fogliolina. Facciamo la maglia alta e poi ripartiamo con 4 catenelle, 2 maglie alte doppie chiuse insieme che andremo a prendere, vedete, nella maglia alta che abbiamo fatto in precedenza, e la blocchiamo nella seconda maglia alta delle 3 successive. Ecco qua. Naturalmente continuiamo con le foglioline fino a raggiungere la fine dello scialle, e fatto ciò non dobbiamo far altro che fermare i fili e nascondere le codine. Bene, io ho terminato, non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Grazie ancora, buon lavoro e ciao a tutti da Lilla.